del corso di PNL, devi solo avere tempo, assimilare, non devi credere di non poter capire, perché altrimenti non capirai. Allora, la sfortuna in amore non esiste. Quando finisce una storia, diciamo, si pensa, o quando qualcosa non va nel modo giusto, si pensa che sia una sfortuna. In realtà la sfortuna non esiste, sono probabilmente dei comportamenti sbagliati e sono le domande sbagliate, perché una donna potrebbe dirsi: ma perché incontro sempre gli uomini che mi fanno soffrire? Ma perché incontro sempre degli stronzi? Ma perché incontro sempre narcisisti? Se tu ti fai questa domanda, ti predisporrai a incontrare stronzi, a incontrare narcisisti, a incontrare uomini che ti faranno soffrire. E fatti la domanda: come posso incontrare invece uomini di valore? Come posso incontrare uomini di qualità? Come posso incontrare l'uomo giusto per me? E poi un'altra cosa fondamentale è che non appena ti accorgi che una persona, diciamo, si comporta male, si comporta da stronzo, non voglio definire narcisista, non narcisista, insomma, un uomo, una donna che si comporta da stronzo, che ti vuole utilizzare, che ti vuole, diciamo, sfruttare, allora sicuramente devi chiudere subito la relazione. In primis, devi chiudere subito la relazione. Ci sta un amore sbagliato, ma se la tua vita, diventa, diciamo, tutta una scelta sbagliata in amore, è perché devi cambiare qualche comportamento. Non devi cambiare te stessa, devi cambiare i comportamenti, saper valutare le persone, saper valutare gli uomini. Dipende da che tipo di uomo vuoi, ovviamente. Certo, ad esempio, ci sono alcuni stereotipi che io escluderei. Io sono, diciamo, per tenersi in forma fisicamente, ad esempio, ma quando vedo un palestrato che di quelli che sono solo fissati su quello, mi scappa veramente da ridere. Cioè il palestrato, quello che è abbronzato tutto l'anno, che è ossessionato dalla forma fisica, che vive in palestra. Anch'io vado in palestra tutti i giorni, ma vado un'ora, non è che passo il tempo a vivere in palestra. Il palestrato invece è un animale umano, diciamo, abbronzato tutto l'anno, lampadato, va sempre alle lampados. È ossessionato, diciamo, dalla palestra, dai muscoli, cerca di mettere su muscoli, si nutre esclusivamente di beveroni iperproteici, non fa altro che bere beveroni iperproteici. Si lucida i muscoli tutto il giorno, passa tutto il tempo a lucidarsi i muscoli. E quindi questa tipologia di persone, secondo me, dovresti levartela dai coglioni, fondamentalmente. È una delle tipologie che è l'antiseduzione per eccellenza. Altri uomini, diciamo, quelli che i miserevoli, quelli che sono avari, no? Ma avari non soltanto con gli altri, sono avari anche con se stessi, vivono una vita di miseria per accumulare soldi. Quelli che mettono i soldi al primo posto, ma soldi nel senso di accumularli. Quindi persone che sono avare soprattutto con gli altri, ma anche con se stesse. Liberatevi di lui. È gratis, non costa niente liberarsi di questa persona. Taccagni, ma anche con se stessi, che fanno una vita di merda, è come quei barboni, diciamo, che hanno milioni di euro ma vivono sotto il ponte per non spendere soldi. Questa è una situazione che dovete imparare a. Sono persone sbagliate, dovete rendervene conto subito. Le persone invidiose, gli uomini invidiosi,